Telespettatori di Tele4, ben ritrovati con Sveglia Trieste, nuovo appuntamento del mattino con la nostra rassegna stampa, poi i nostri ospiti. Oggi saremo in compagnia di Nicole Matteoni, vice segretario provinciale di Fratelli d'Italia. Poi a seguire avremo lo spazio dedicato al cittadino dalle 9 alle 9.30 con la persona che verrà a trovarci qui da noi in studio, che scopriremo assieme più tardi. Bene, ben ritrovati con Sveglia Trieste. Siamo nello spazio del venerdì che abbiamo inaugurato 2 settimane fa e che continueremo a proporre ogni venerdì da qui in avanti, lo spazio dedicato al cittadino. Siamo in compagnia oggi della signora Antonia Caramia. Intanto buongiorno. Sì, buongiorno. Allora, lei ha chiamato Tele4, ha chiesto di poter venire perché voleva parlare di una vicenda che le è successa, che può essere anche di utilità pubblica per tutti quelli che o hanno vissuto qualcosa del genere o hanno comunque, frutto del suo racconto, hanno più una consapevolezza di cosa può succedere. Siamo nel grande campo delle truffe, quindi stare bene attenti. La signora è una pensionata, poi ci spiegherà anche magari se vuole qualche dettaglio sul suo passato. Che cosa è successo? Che cosa le è successo? Ecco, mi è successo che io ho preso in gestione, con l'aiuto di mia nuora, eravamo in società, abbiamo fatto una società, un piccolo bar latteria, per poi dopo far subentrare la nipote, che era l'ultimo anno di liceo. E io ho fatto... A Trieste? Sì, sì, qui a Trieste. E io ho fatto alla persona... un contratto di affitto d'azienda davanti a un notaio. Gli ho dato come garanzia una fiduzione, in più ho fatto un'assicurazione dove l'assicuravo per danni, per mancati pagamenti di affitto, che poi c'era già la fiduzione. La fiduzione è un'arma a doppio taglio, state attenti, questo ve lo dico subito. Veramente. E dopodiché anche per danni per terzi che magari viene dentro, in modo per lui toglierò via tutto. Da ogni responsabilità. È stato fatto questo contratto d'azienda. È stato aperto, non subito, perché il contratto l'abbiamo fatto il 28 di ottobre. Abbiamo dato 2 mesi più uno, ancora uno, per chiudere l'anno. E mio figlio si dava da fare, metteva a posto, registrato, perché non si sa mai che viene un controllo, e dopo è successo, metti via denaro qua, là, su, giù. Il tempo passava perché bisognava fare la voltura del contratto. Quindi voi non avevate aperto l'esercizio, era ancora tutto in costruzione? Era, diciamo. Sì, dopo abbiamo aperto, ma in marzo ho dovuto chiudere. E quando avete marzo. Aperto? Allora... Il contratto è stato fatto il 28 di ottobre, tutto novembre per fare, dopo dicembre, gennaio, febbraio e marzo aperto, okay. e dopo l'ho chiuso. Okay. E, dopo cosa è successo? Che avendo fatto spese, avendo perso tempo per la voltura, che il proprietario era a nome suo, doveva lui, non si poteva aumentare la potenza. Non funzionava questo o l'altro, perché se non c'è la potenza giusta non puoi attaccare. E dopo ci siamo accorti che la lava bicchieri non funzionava. Abbiamo chiesto, anzi ho chiesto io al proprietario, se ci abbona un mese di affitto che ci faccia arrivare una nuova. E da qua è scatenato tutto il putiferio. Allora, non ha voluto. Ha mandato un'altra lavabicchieri datata, questo vuol dire che era di quelle, perché ci sono ogni anno delle nuove norme HACCP, igiene ambientale, una cosa e l'altra, per tutelare i cittadini se vai in un locale. Chiaro. Non è che viene fatta a garanzia della qualità, dell'igiene. Ecco, certo. Bravo, ecco. Dopodiché, cosa fa lui? Mi porta un signore che lavorava per una ditta di Monfalcone, che è inerente in questo campo. Mi porta un'altra vecchia
non funzionava la pompa, la monta su sta pompa, non andava bene lo stesso, e da là si è scatenato che io gli ho rotto. Qua è iniziato che io ho rotto la lavabicchieri. Quella Io, che lei aveva chiesto di sì, sostituire, ok? dove il signore ha preso questo come testimone e un altro che lavorava in un'altra ditta. Allora, senza bolla di consegna firmata da me, senza come si dice, la posa in opera e dove io ho firmato, Certo. perché sono tutte delle cose. Bene, vuole sapere come è andata a finire dopo che io ho Eh beh, denunciato? per forza. Benissimo. Questa lavabicchieri non esiste più, non esiste più, tutto contro ignoti. Allora, un ignoto mi ha denunciato che l'ho rovinato io. Due ignoti Testimoniato. hanno testimoniato, diciamo, contro di me. E due ignoti hanno fatto una fattura che non esisteva alla ditta, perché era chiusa da anni, mentre lui lavorava da un'altra. Due ignoti hanno testimoniato davanti ai giudici: sa, noi abbiamo tanta esperienza, io ho lavorato per questa ditta, io ho lavorato per un'altra ditta. Ecco, ignoti, questi sono ignoti. Dopodiché, più io mi opponevo, più sono andati avanti. Allora, adesso io le do il sunto della denuncia che io ho fatto, perché ne ho fatte altre, sono stufa, perché tutte le volte che io mi fermavo, c'era sempre qualcosa, perché mi hanno rovinato, rovinato. Io ero 4 anni in penale, io. Mi hanno messo sul grif, questo ignoto, mi ha messo sul grif per 4.500 euro che dovevo a lui. Ignoto è Ignoto, ma com'è diventato. diventato ignoto? Ma perché io ormai, guardi, lei non lo sa quanto ho chiesto aiuto alle forze dell'ordine, soprattutto quelli che sono in pensione sono meglio degli avvocati. Io dappertutto. Allora, io adesso ho fatto un sunto, perché io adesso voglio dalla procura sapere perché si può fare una cosa del genere. Ok. Allora, questo direttamente in procura. Chiedo per cortesia, a che titolo l'avvocato ha sbloccato la fiducia a garanzia degli affitti e che a titolo mi ha addebitato il costo di una lavabicchieri datata e non funzionante. E a che titolo il furbetto ha mandato per confermare la lavabicchieri che ho rotto io? Due dipendenti, uno di una ditta e una di un'altra, e nonché un certo che non si Tale. trova più, ha chiuso la ditta. A che titolo l'avvocato mi ha chiesto degli affitti non pagati da dicembre 2011, quando sono stati pagati, consegnati al notaio, davanti al notaio con assegna a nome di mia nuora? A che titolo mi ha chiesto addirittura 1043 euro per spese di una lavastoviglie senza una fattura, dove questo furbetto ha cercato anche di metterla come spese per la dichiarazione dei redditi, no? A che titolo? E a che titolo l'amministratore ha indetto una riunione straordinaria condominiale per farmi pagare danni non fatti? Praticamente mi ha accusato che Sì. io gli ho rotto la facciata per togliere giù le insegne, non messe da me, perché io ho messo nel vano porta. Perché adesso io dico, sono anche poco furbi, perché se lei va all'ufficio tecnico del comune, c'è tutto fotografato come ha messo, conferma, e lei paga, e paga in base a come ha Mi viene da messo. pensare che è stato qualcosa di più Sì. orchestrato. E signora, ci fermiamo un attimo, poi Sì. continua con un altro titolo. Sì. Breve pausa pubblicitaria, Sì. poi riprendiamo da qui.
Bene, siamo in compagnia della signora Antonia Caramia, che è una pensionata dello spazio del cittadino del nostro venerdì dalle 9 alle 9 e mezza, che ci sta illustrando una situazione che l'ha vista coinvolta con una truffa che a questo punto sta andando avanti, si spera, verso il suo atto Sì. conclusivo. No, no, almeno una risposta perché tutto questo accanimento. Ok, Allora, siamo prego. rimasti dell'amministratore Basilisco che ha indetto questa riunione straordinaria richiesta da un ex inquilino, perché adesso so che è andato via, per addebitarmi questa danni della facciata. L'amministratore non mi ha mai dato l'esito della riunione. E quando è stato chiamato in tribunale a testimoniare, ha detto: sa, abbiamo fatto questa riunione, i condomini hanno detto al furbetto che deve ristabilire la facciata. E cosa ha fatto? Lui me l'ha addebitata a me. Ma come? Perché l'amministratore, essendo là tanti anni, ben sapeva che ce n'erano altre, compresa della zia, perché lui ha preso in eredità della zia. Ecco, allora perché? Perché non mi ha chiamato? Perché no, 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 no? Ma soprattutto, chi è che mi ha difeso a me? Ma perché non ha chiesto i titoli di queste cose? Dopo, a che titolo l'avvocato del furbetto si è sempre opposto a una mia richiesta di un CTU? CTU veniva e vedeva che c'erano delle adempienze che doveva farle perché il contratto, Lo prevedeva. ecco, lo prevedeva. Dopo, a che titolo l'avvocato del furbetto mi ha pignorato il sesto dell'appartamento che io ero in comproprietà con mio padre e mia sorella dopo la morte di mia mamma? Tengo a precisare che dopo la mia denuncia nel 2015, che è stato portato tutto su in procura, è stato tolto via il pignoramento. Però questo avvocato, furbo, furbo, mi pignora il quinto della pensione, che ancora non so a che titolo, se per affitti non pagati, se un affitto inventato, se non lo so, e dopo mi fa anche la prenotazione d'ipoteca. Ma pensi, una prenotazione d'ipoteca inventandosi un tredicesimo mese, che da 627 sono arrivate a 12.000 euro. Sì, La caro. faccia. Dopo, ecco, a che titolo ha richiesto la prenotazione d'ipoteca? A Ok. che titolo mi ha pignorato il Il quinto della quinto. pensione? E a che titolo non mi ha restituito la caparra? Quando io ho disdetto, ho detto tieniti la fiduizione, ti do le chiavi e dammi la caparra, per carità. Dopodiché, a che titolo? Alla morte di mio padre, oltre a chiedere 12.500 per la prenotazione d'ipoteca, per togliere via l'ipoteca per poterlo vendere, perché a parte voleva altri 10.000 euro? Dove il costruttore che ha preso, che è un'impresa Obiezione che edile, c'è il cavo. Ok, sì, prego. no, ben nota, e questo avvocato di questo furbetto diceva: bene, mi dai le 12.000 euro, però voglio altri. Ma le 12.000 euro almeno erano firmate da un giudice che le ha estrapolate via da tutte le 19 pagine di atto di precetto. Allora io dico, no? Se il giudice tavolare ha detto no, no, deve dare, ma perché non si è fatto firmare anche queste 10.000 euro? Eccolo. Dopo chiedo cortesemente che la procura chiami l'avvocato e tutti i testimoni, atto che a dimostrare che il suo cliente è avente diritto. Dopodiché io dichiaro che ho messo un'assicurazione a nome del furbetto per tutelarlo dei danni eventualmente causati ed anche per i clienti per Sì, da terzi, un'assicurazione. certo, da terzi. Allora, io sono andata là, ho scritto lettere all'assicurazione perché lui non poteva prendere soldi da qua e anche da là. No, non gli abbiamo detto niente, non c'è. Io telefono alla sede centrale di questa assicurazione.
gli do nome, cognome, partita IVA, sede del bar, tutto. Ma signora, lo sa che c'è solo lei? Lo sa che non esiste il nome di questo personaggio? Io dico, ma scusi, sa, cos'è? Avete archiviato tutto? Ma signora, se il suo nome c'è, mi fa, lei dovrebbe prendersi un avvocato, Un altro. chiedere al nostro avvocato di vedere perché, signora, non esiste. Se una pratica viene aperta, o positivo o negativo viene chiusa. Perciò lei deve sapere qualcosa. E non vedo il motivo perché questo personaggio Non non c'è qua. compare. Perché se lei c'è, anche se è archiviato, doveva essere archiviata Certo, anche lei. assieme. Altro, tengo a precisare che il locale è rimasto aperto per solo 4 mesi. E Sì. inoltre tutto quello che mi ha accusato l'avvocato del furbetto è stato fatto dall'affittuario precedente. Lui ha avuto, Ah. dopo che ha fatto il passaggio dell'eredità dalla zia a lui ha preso uno che gli ha fatto un bacano tra insegne, che poi c'erano anche insegne di un altro, della zia, una cosa e l'altra, e praticamente non era nemmeno a norma, e questo furbetto diceva che la documentazione ce l'ha il notaio, ce l'ha il suo commercialista, ce l'ha Gesù Cristo che deve ancora scendere sulla terra a Va portarlo, bene. insomma, no? Ok. Mi dispiace No, va perché bene. mi viene da dire, no? E allora io sono andata a indagare di questo furbetto, secondo furbetto che ha fatto le feste all'altro furbetto che gli ha Insomma, affittato, sì, è un furbetto anche lui. si è trovata. Evidentemente questo furbetto cercava me, una da poter spennare per quello che quello precedente gli ha Ok, quindi una fatto. sorta di Sì, rivendicazione con qualcuno per rifarsi ecco, di io quanto. sono andata alla ricerca dell'affittuario, Precedente? quello ancora prima, quando la zia Sì. era ancora viva ma malata ed era lui che già Gestiva, controllava, che è sì. stato 2 anni, pensi che lui a spese sue ha messo certe cose a norma HCCP e ancora oggi il furbetto non gli ha dato il denaro che ha messo. Boh, insomma, si è trovata una, come si dice, gatta da pelare, Sì, quindi. una gatta da ben pelare. Allora, quello che io dico, Sì. no? Ma perché io, quando è stata bloccata la fiduizione, invece di lasciare l'avvocato del furbetto che faccia ha tolto la fiduizione con due dichiarazioni fasulle, che io sono andata a chiedere la richiesta, ho pagato, non esiste. Ma allora io dico, ma se viene fatta, tutte le cose viene fatte, ufficio protocollo, uffici archivi, si paga con carta intestata, una cosa e l'altra. A me viene il viceversa, e questo qua ha potuto andare in banca e prendermi via i soldi della fiduizione per non mettere a norma. Dopodiché, Se, non è, beh, senta, che dica. tipo di messaggio vuole lanciare alla gente? Ma il mio messaggio, di stare attenti, che le fiduizioni garanzia degli affitti sono un'arma a doppio taglio per i furbetti. E se hanno anche avvocati furbetti, che fare gli affitto d'azienda, quando si firma davanti il notaio, tutto deve essere là, tutto dimostrare e chiavi. Informarsi in tutti gli organi competenti se sono già stati, hanno già fatto qualcosa, una cosa e l'altra, e dopodiché dovete cercare un avvocato che sia efferato in leggi commerciali, dove può benissimamente, diciamo, opporsi. Chiaro, e può contribuire a risolvere. Signora, grazie, siamo arrivati al termine di questa parte. Io le auguro in bocca al lupo perché insomma non mi rimane altro dopo aver capito almeno.
per i sommi capi quanto le è accaduto. Speriamo che in questo caso anche la giustizia sia Ma posso rapida. solo dire una cosa? Veloce. Tenete conto che dopo la mia denuncia, l'ex 335, tutto quello che è a carico di ignoti, ragazzi, E tutto a carico di questo è ignoti. piuttosto bizzarro. Eccolo. Grazie Grazie a signora. lei, grazie Allora vi lascio in tante. compagnia di Marco Stabile.